Il governatore ha accolto la sua richiesta di prorogare l'ordinanza per la zona rossa all'Auro. Fino a quanto durerà l'ordinanza? Fino al 20 aprile, e darà modo di fare ulteriori indagini che già sono incominciate da parte dell'ASL per vedere se ci sono attraverso tamponi persone che sono rimaste, diciamo, affette nei rapporti che sono avuti, diciamo. Sindaco, l'ASL ha comunicato che ha avviato i tamponi per quanto riguarda, è stata avviata lo screening, quindi un passo davvero importante per fronteggiare e contrastare il coronavirus. Allora, io ringrazio l'ASL. L'ASL è stata molto chiara nel suo comunicato. Ha detto: guardate, noi siamo andati uno nel negozio di questa persona a prendere i registri che con la mia ordinanza io ho fatto mettere già un mese fa a tutti i negozianti di Lauro. Due, ha detto, noi abbiamo fatto 13 tamponi, di cui 5 di persone asintomatiche, io faccio il medico, con senza sintomi, e 8 che manifestavano dei sintomi, tipo la febbre, la tosse o mal di gola o altro. Non ha detto che ci sono 8 infetti. Come sindaco mi corre l'obbligo di far capire che l'ASL non ha detto in nessun modo che ci sono infetti nel comune di Lauro. Ha detto che dei 13 tamponi, 8 sono di sintomatici, quindi presentano sintomi, e 5 di gente non sintomatica. Non c'è nessun infetto, sono stati fatti, ne faranno altri, perché noi medici di base vi stiamo dando all'ASL dei pazienti che hanno avuto rapporti con la salumeria e che l'altro doveva fare dei tamponi.